Malumori viola, colpa di Mihajlovic, colpa della squadra? I tifosi lamentano poco attaccamento alla maglia e scarsità di mordente. Andiamo a sentire le loro ricette. Non va questa Fiorentina, non va. Che si dovrebbe fare per farla funzionare? Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio, o sinistra, destra oppure dritto. Il fatto è che è sempre un rischio. Non ci vuole molto allenamento, sai, per stare dritti contro il vento, sai, contro il vento, sai. Per tirar fuori un po' di carattere, un po' di attributi a questa squadra, che dobbiamo fare? Ce l'hai una ricetta? Bisogna pigliare le pedane tutti lì. Meglio lasciare fare. Che si fa per tirar fuori gli attributi alla Fiorentina? Aspetta, sono i telefoni. Io sono tifosa, ma a questa Fiorentina bisogna dare una mossa, Una ricetta? Cominciando da Montolivo, prima cosa, via, fuori subito, immediatamente. È pesante questo pacco? Come le sconfitte subite dalla Fiorentina? Io sono di Palermo, quindi... Io sono della Fiorentina. Non sono di Firenze. Bisognerebbe dirgli a qualcheduno di camminare di più, che tanto tempo fa li faceva camminarsi via nei mille. Correvano, erano fermi. Passavano da tutte le parti. Non corrano, non si vede, non hanno voglia. Uno forse nei viale mille non gli farebbe male. Ma secondo me non gioca mai, è solo questo sfortunato. Sai quelle alchimie che non quadrano? Io la vedo così. L'allenatore, chi lo sa se è colpa dei giocatori o dell'allenatore. Ieri mi sembrava per colpa dei giocatori. Io sono sempre stato a favore di Mihajlovic, ma questa volta si può difendere. Mihajlovic no. Non mi piace perché non, la squadra non ha gioco, non fa un'azione fatta a modo, sicché penso sia anche l'ora di cambiare. L'allenatore a me sta simpatico, ci può essere sta cosa malata, vai via tutti i cartelloni, i soldi mica li cacciano loro, scusa, li cacciano dalla valle, cioè tu critichi uno con i soldi degli altri, ma cazzo ne frega te, scusa, sono miei soldi. Tu mi critichi, io voglio la squadra forte, cacci i soldi. Forza Fiorentina, da una mossa!